noi come proprietari di bosco e anche forestali abbiamo cercato di minimizzare il danno che c'è, però naturalmente con tutto l'impegno che abbiamo preso non siamo riusciti a sistemare o a combatterlo, insomma. Qua di dietro vediamo dei boschi dove in primavera era tutto ancora bello verde e d'estate lì sulla sinistra abbiamo tirato via tutto perché abbiamo visto poche piante dove il bossico era entrato. Naturalmente è difficile capire cosa si tira via e non si tira via. A ogni albero si dice ma quello si lascia, quello non si lascia, però alla fine abbiamo visto che eravamo sempre in ritardo. Abbiamo tirato via tanto materiale pensando di aver tirato via tutto, però alla fine abbiamo visto che, come vediamo qua alla destra, che lì il bosco è andato avanti. Probabilmente se la natura non ci aiuta, e io penso che quello è l'unica cosa che noi possiamo fare o sperare, che se la natura non ci aiuta, sicuramente con i nostri mezzi che abbiamo noi non siamo in grado di farcela. In un albero con un diametro di 30 cm troviamo circa 60.000 esemplari. Vuol dire che all'inizio della stagione, se abbiamo 10, 20, 50, alla fine della stagione sono migliaia esemplari. E quindi per far capire che non siamo in grado di fare niente. Sicuramente l'aspetto dei nostri boschi e del nostro paesaggio cambierà. E se noi non facciamo una politica attiva dei nostri boschi, di coltivarli, di renderli anche giovani, sicuramente, come detto, l'aspetto cambierà sicuramente in futuro.